L'acqua è stata per secoli un elemento fondamentale per la sopravvivenza e la prosperità di ogni civiltà. E oggi il patrimonio idraulico, il patrimonio liquido che è stato costruito attorno ad essa può essere un elemento fondamentale per lo sviluppo di un turismo sostenibile. Lungo le vie d'acqua, in particolare, che sono queste arterie vitali che hanno connesso per secoli il mare ai territori interni, attraverso i fiumi, attraverso i canali, spesso anche artificiali, attraverso queste vie d'acqua navigabili che sono state fondamentali per lo sviluppo del commercio, ma anche per il trasporto di truppe, di militari, si è sedimentato un patrimonio molto importante, costituito da ville, castelli, mulini, porti, chiese, che può essere al centro di importanti politiche per lo sviluppo del territorio. In Veneto, in particolare, molte di queste vie d'acqua, che per secoli sono state esempi di prosperità, di una floridezza senza precedenti, oggi spesso giacciono in uno stato di abbandono, ma costituiscono una risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo di un turismo lento, un turismo come oggi si ama denominare slow, un turismo responsabile, che vede la percorrenza con una mobilità sostenibile in kayak, a piedi, in bicicletta o anche in canoa, in barca, lungo queste vie d'acqua, la modalità di percorrenza preferita. Ecco perché la nostra associazione senza fine di lucro, Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua, negli ultimi anni si è dedicata a sviluppare una serie di itinerari digitali per promuovere e valorizzare queste vie d'acqua e il turismo sostenibile che può nascere da queste. Abbiamo promosso assieme all'Università Ca' Foscari di Venezia una serie di itinerari che vanno dal Delta del Po al Bacchiglione, al Tagliamento, al Sile, con 72 itinerari, con diverse modalità di percorrenza e un anno fa, esattamente nel settembre del 2016, questo progetto, che non a caso si chiama Vie d'acqua navigabili di Venezia, anche se queste si muovono e vanno nell'entroterra, è stato premiato in un'occasione importante nell'ambito della 29esima Conferenza Mondiale dei Canali Navigabili. Ha ricevuto il premio Innovazione, forse perché ha fatto scoprire anche un'immagine meno nota e meno consolidata di quella che possiamo vedere qui alle nostre spalle di Venezia, un'immagine che invece si addentra nell'entroterra veneto e che rivela a molti, potremmo dire ai più, un'immagine del tutto sconosciuta di Venezia. Come parte integrante di questo progetto che si è focalizzato sulle vie d'acqua navigabili, abbiamo cominciato un lavoro di ricerca sul territorio per censire questo patrimonio di civiltà dell'acqua sedimentatosi non solo lungo le vie navigabili, ma anche in un ambito più vasto. E quindi è nato anche un altro progetto, un progetto che coincide con l'idea di un museo diffuso, un museo all'aria aperta, che racchiude praticamente tutto il Veneto. Quindi un patrimonio liquido non solamente consolidatosi lungo le vie d'acqua, ma più ampio, fatto di fontane, di giardini, di castelli che magari non erano collegati a queste vie navigabili. Così è nato il progetto di Water Museum of Venice, Museo dell'Acqua di Venezia, che non è, ripeto, solo Venezia, ma un territorio ben più ampio, ed è nata l'idea anche di costituire una rete mondiale dei musei dell'acqua. Per questo abbiamo organizzato qui a Venezia, grazie al supporto dell'Ufficio UNESCO di Venezia, lo scorso mese di maggio 2017, il primo incontro dei musei dell'acqua di tutto il mondo. Sono venuti rappresentanti dalla Cina, dall'India, dall'Iran, dalle Americhe, dall'Africa, dove abbiamo visto diversi musei, dai più grandi come quello cinese, che sono 12 piani con 50.000 metri quadrati di esposizione, ai piccoli musei dell'Africa, che sono accomunati da questo comune denominatore: l'acqua, come raccontarla e come interpretarla come matrice per uno sviluppo sostenibile odierno, anche a fini turistici.
Ecco, questo primo meeting ha avuto un successo al punto che poi è stato presentato anche all'UNESCO a Parigi nel giugno 2017 nell'ambito della 55esima riunione dell'International Hydrological Program, IHP Bureau. C'è stato un importante riconoscimento formale, un endorsement di questo progetto di rete dei musei dell'acqua e per giugno 2018 è prevista una sua approvazione da parte del Consiglio intergovernamentale, sempre dell'International Hydrological Program. Lo spirito che accomuna tutti questi musei è dare proprio una nuova dimensione etica all'acqua, un rapporto più vicino fra uomo e acqua, un insieme di modelli di gestione più sostenibile dell'acqua che includono anche appunto finalità turistiche e sulla base proprio di questi nuovi, di questa nuova visione, di questi principi etici è stata poi anche redatta una carta della sostenibilità su questo nuovo programma della Rete Mondiale dei Musei dell'Acqua.